Ed eccoci, è arrivato finalmente il momento, la prima finale azzurra di questa prima tappa di Premier League a Parigi. E abbiamo niente po' di meno del nostro capitano, il grande Luigi Busà, eccolo qui inquadrato, che fa il suo ingresso sul tatami, batte il 10 al grande coach azzurro Claudio Guazzaroni, carico, deciso, con lo sguardo verso la voglia di fare bene, di tornare sul podio internazionale. Il grande Luigi Busà, secondo nel ranking olimpico, uno dei nostri quattro azzurri che già oggi sarebbero virtualmente qualificati per Tokyo. Questa è la finale per il bronzo dei meno 75 kg. Luigi, eccolo qui inquadrato, se la vede ora contro il giapponese Usei Sakiyama. Siamo partiti. Luigi che ha fatto tre incontri splendidi, l'ultimo, il terzo, ha dovuto però cedere il passo al francese Logan Da Costa di misura proprio per 1-0. Ripescato poi, ha superato un match, scusatemi, due match, ed è finito qui a giocarsi la finale per il bronzo. Intanto sanzione per entrambi per passività. Luigi Busà che ha chiuso il 2019 con una tripletta, bronzo alla Serie A di Santiago, bronzo alla Premier League di Mosca, bronzo alla Premier League di Madrid, poi è ripartito questo, è iniziato questo 2020. Primo scambio con la Serie A di Santiago, dove però non è riuscito a continuare questa successione di podi, ma adesso è ancora qui. Guarda, si guarda attorno, non riesce a capire, effettivamente neanche io, era un po' sporco, era avvicinato questo braccio da parte del giapponese, ma gli arbitri hanno deciso di dare due bandierine a lui, quindi vantaggio 1-0 per il nipponico. Senshu anche segnato. Adesso, wow, mamma mia, Luigi Busà! Non c'è stato, ha detto no, non sono d'accordo con questo vantaggio del giapponese, adesso abbiamo solo scherzato, vi faccio vedere chi sono io, e l'ha fatto veramente in pochi istanti, ha aumentato il ritmo in maniera spaventosa, due affondi e come per magia ha alzato questo Uramavashi. Ragazzi, che velocità, e ha una precisione incredibile, ha veramente toccato in maniera incredibile la testa del giapponese, ribalta tutto in pochi istanti, 3-1 il nostro capitano, forza Gigi! Guardate già com'è cambiato il ritmo Luigi, un altro pianeta. La velocità del gorilla d'Avola è veramente una cosa che si vede in pochissimi atleti, è unica. Intanto sanzione per Gigi trattenuta, Kikoku per lui e anche per il giapponese. 1:11 al termine, forza Gigi, ancora in vantaggio per 3-1. Bellissimo, continua a tenere altissimo il ritmo, qui assolutamente è punto di Luigi Busà, che si prende lo yuko, potrebbe starci magari uno yuko anche per il giapponese, io non vedo le altre due bandierine, non ho visto in quel tipo di angolazione il braccio andare a impattare sul viso di Gigi, sicuramente 100%, infatti vedete che siamo già sul 4-1 per Luigi Busà, ma viene richiesta la video review anche per il giapponese, proprio perché così riusciamo anche ad andare a vedere veramente se è stato preciso anche il suo braccio oppure no. In realtà così un po' lontano
sembra arrivare, ma poi essere anche calante quel braccio. Purtroppo noi lo vediamo veramente da uno schermo troppo, troppo piccolo. Sicuramente loro lo vedono da più vicino, i due giudici che sono in questa stanza, che possono rivedere più volte sullo schermo, sul loro schermo ravvicinato, le azioni. Intanto negativa, ottimo così, 4-1 per Gigi, aumenta il vantaggio, un minuto al termine. Ancora lo stesso azione, ritroviamo sempre il giapponese di spalle, quindi in questo caso non abbiamo potuto vedere il braccio preciso e pulito di Gigi, ma ce l'hanno confermato i giudici con le due bandierine, 5-1. Grande Gigi che adesso mantiene il controllo di questo. Guardate che velocità Gigi, non solo negli attacchi ma anche nelle parate. Io vi consiglio di andare a vedere, a cercare qualche video di Luigi Busà su internet, sui suoi social, perché ogni tanto posta anche i suoi allenamenti, sono delle cose sovrumane, perché ogni tanto si mette anche magari con il suo babbo a fare degli esercizi, ad esempio appunto non solo di attacco ma anche di parata, e le prende tutte, è incredibile, non so come faccia, è un mostro. E avete visto anche in questo caso su un attacco rapidissimo, questo sì è entrato dal giapponese, dicevo un attacco rapidissimo dal giapponese, come abbia poi parato sia braccia che gambe al volo. Intanto si prende punto Luigi, ma come dicevo punto anche il giapponese che, mamma mia, Gigi Busà! Potrebbe starci anche qui doppio, intanto 7 per Gigi, ecco qui, doppio punto anche per il giapponese, quindi 7-3, continua però il vantaggio di Gigi Busà, 17 secondi al termine. Guardate come se la giostra adesso, attenzione alla posizione di clinch, si stacca, continua ad inseguire il giapponese che, no, va fuori distanza, wow! Prova un uscire ora Gigi, sta 3 di fila addirittura, così gioca sul finale e chi se non lui se lo può permettere, contento, si sfoga urlando, prima di tutto guardando i suoi compagni, alla nazionale, agli azzurri che sono lì sugli spalti a urlare per lui, e adesso eccolo qui ancora una volta che si sfoga del tutto, si sfoga sì, perché come vi dicevo 3 bronzi di fila sono andati a chiudere questo il 2019, nel 2020 voleva iniziare ancora alla grande, dopo invece però non essere riuscito a salire sul podio a Santiago, è ancora qui ancora una volta e si prende punti importantissimi per Tokyo, come se già non bastassero quelli che ha, ecco qui la fidanzata Laura Pasqua con gli occhiali, la vedete lì sugli spalti, anzi futura moglie di Gigi Busà, si sposeranno dopo Tokyo, perché Gigi proprio quello punta a Tokyo 2020, alle prime Olimpiadi del Karate, e punta a salire sul podio anche là in Giappone. Grande Gigi Busà, prima medaglia azzurra per l'Italia, prima finale e primo centro.